Buongiorno a tutti, abbiamo visto la morte di Abramo e le generazioni, gli alberi genealogici e adesso inizia il ciclo di Isacco e Giacobbe. Leggiamo i due primi versetti. Queste sono le generazioni di Isacco, figlio di Abramo. Abram aveva generato Isacco, e avvenne che Isacco aveva 40 anni quando prese per sé Rebecca come moglie, la quale era figlia di Betuel l'arameo da Paddan Aram e sorella di Labano l'arameo. Ecco, qui ci fa vedere la famiglia di Isacco. Ecco, sappiamo bene appunto che la famiglia di Abram era in Mesopotamia, in questo luogo Paddan Aram, ecco, che probabilmente è verso il sud della Mesopotamia, e così per ricordare, ecco, questa famiglia. Ecco, Abram, come sappiamo, aveva generato Isacco, poi il servo va appunto in casa di Betuel, che era figlio di Nacor, fratello di Abramo. E quindi praticamente la famiglia di Abramo e la figlia di Betuel, appunto figlio di Nacor, era Rebecca. E poi il fratello era Labano, che vedremo più avanti, ecco, perché Giacobbe, appunto, anche lui andrà a cercare per moglie nel casato dei suoi parenti lontani. Ecco. Leggiamo il 21-26. Isacco supplicò per sua moglie di fronte al Signore, perché essa era sterile. Il Signore lo esaudì e anche sua moglie Rebecca concepì, e sua moglie Rebecca concepì. Ecco, qui ne parleremo un po' negli spunti di questa supplica che fa Isacco, che praticamente lo vediamo anche oggi, le donne sterili. È difficile che abbiano figli, alle volte non si sa mai, ecco, ma dopo tanti anni di vita non feconda, ecco, hanno un bambino, questo può succedere, però la Bibbia ci dice che ad aprire e chiudere il grembo delle donne è Dio, perché Dio è il Signore della vita. Però certamente si tratta qui, anche qua, di un miracolo, non come quello di Sara, che ormai era anziana e non aveva più le cose che hanno le donne, invece Rebecca era giovane, era una ragazzina, perché allora ci si sposava molto presto, anche a 16 anni o 18. Ecco. Andiamo a leggere versetto 22. Ma i figli si urtavano, allora Rebecca ha concepito, ecco, ma i figli si urtavano dentro di lei, e allora esclamò: se è così, che è ciò che mi accade? Allora andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Quando poi si compirono i suoi giorni, ed ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e gli imposero il nome di Esaù. Dopo ciò uscì suo fratello che teneva in mano il calcagno di Esaù. Venne perciò chiamato con il nome di Giacobbe. Ecco,
Allora, cosa succede? Che appunto i due gemelli si urtavano l'uno con l'altro nel grembo della madre. Sembrerebbe che facessero la lotta ancora prima di uscire alla luce. Ecco, quindi Rebecca, ecco, non è una cosa tanto normale. Ecco, allora Rebecca non riesce a capire e dice appunto: ma che cosa mi sta accadendo? Che cos'è questa cosa che mi accade dentro il grembo? E allora va a consultare il Signore. Ecco, qui non sappiamo in che modo si poteva consultare il Signore. Però sappiamo che appunto Abramo e anche suo figlio Isacco avevano un contatto con Dio, come abbiamo sempre detto, ecco, anche precedentemente, la fede dei patriarchi era una fede, Dio nella mia vita. Ecco. E ne parleremo un po' negli spunti. E il Signore gli spiega l'arcano, ecco, questa cosa che sembrava incomprensibile, cosa stava succedendo nel grembo di Rachele. E si tratta di un'azione profetica nel grembo di Rebecca. Ecco, le azioni profetiche sono dei fatti che hanno però una valenza, ecco, spirituale. Ecco, anche i profeti facevano appunto le azioni profetiche. Qui accade a una donna, a una giovane ragazza. Ecco, il Signore gli spiega, ecco, e lo vediamo anche nella storia di Israele e di Edom, che appunto da tutti e due nasceranno due nazioni, però il minore, cioè quello che è uscito dal grembo con i gemelli, si chiama così, il secondo che esce è minore, ecco, anche se il tempo tra l'uno e l'altro è molto breve. Ecco. Però Dio, la prima cosa più importante è che sono due nazioni, cioè saranno capostipiti di due nazioni. Ecco, però saranno separati, ecco, dice anche, e poi dice: un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Ecco, questo lo sappiamo anche dalla storia di Israele, andando avanti nella rivelazione, cioè nella Bibbia, nell'Antico Testamento, che spesso appunto Israele, che appunto deriva da Giacobbe, e Edom, invece Esaù, molte volte si sono fatti la guerra, però prevaleva di solito sempre Israele contro Edom. Ecco. E quindi si compiono i giorni. E nascono appunto due gemelli. Ecco, il primo è Esaù, ecco, che erano molto diversi anche nell'aspetto i due gemelli, quindi non erano monovulari, ecco. Era rossiccio e tutto come un mantello di pelo. Era molto peloso già da bambino, che non sappiamo come mai, comunque era così. E lo chiamarono Esaù. E poi invece Giacobbe esce tenendo il calcagno di Esaù, quindi vuol dire che sono usciti proprio uno dietro l'altro e l'altro era attaccato al primo, cioè Giacobbe, e gli tenne in mano il calcagno. Venne perciò chiamato con il nome di Giacobbe. Ecco, qui bisogna spiegare perché nell'ebraico il nome imposto a Giacobbe deriva dalla radice del termine calcagno, Akev si dice in ebraico, per
per ricordare appunto della sua nascita quando uscì dal grembo di sua madre con in mano il calcagno del fratello che era già uscito, ecco. E invece Esaù, ecco, che viene chiamato poi Edom, che vuol dire rosso, ecco, erano tutti e due, come ho detto, molto diversi, ma vedremo che saranno diversi anche quando crescono, che hanno appunto dei modi di vita molto diversi. Ecco, poi ci dice il testo dell'età di Isacco che quando nacquero aveva 60 anni. Ecco, sappiamo che i patriarchi vivevano molto. Abramo 170 anni, ecco, quindi si viveva molto. E poi anche sul fatto del gioco di parole, ecco, del calcagno, Jacob, ecco, vedremo negli spunti. Leggiamo dal versetto 27 e dice: i fanciulli, quindi sono un po' cresciuti, sono quasi degli uomini, Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero, i fanciulli crebbero ed Esaù divenne uomo capace nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo integro che dimorava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca amava Giacobbe. Ecco. Allora, i due figli sono diversi non solo alla nascita, come abbiamo detto, ma anche quando sono un po' più grandicelli. E di solito chi andava a caccia diventava anche un guerriero perché maneggiava le armi. Invece Giacobbe dice che era un uomo integro e non tranquillo, come traducono, è sbagliato. Io sono andato a vedere sulle concordanze, il termine tam in ebraico vuol dire sempre integro, che è una qualità, l'integrità, molto, molto positiva. Ecco. E, di più però il testo non ci dice. Ecco. E dice che dimorava nelle tende. Ecco, qui bisogna stare attenti perché divorava nelle tende perché era un pastore, ecco, che portava a pascolare i greggi e anche gli armenti, probabilmente il patrimonio del padre, quindi erano già abbastanza grandi, era un beduino che si occupava delle greggi. Potete vedere anche degli altri passaggi della Bibbia dove appunto chi dimorava nelle tende era costretto appunto a seguire il gregge nella campagna, quindi anche a dormire e quindi anche dimorare nelle tende. Ecco, qui vediamo due diversi atteggiamenti dei genitori riguardo ai figli. Vedremo più avanti negli spunti che si può dire che sono piccoli errori umani che fanno tutti i genitori, cioè avere una predilezione per uno e un po' meno per l'altro. E qui ci racconta appunto una famiglia normale, ecco, come le nostre, dove accadono queste cose. Ecco. Andiamo avanti dal versetto 29. Giacobbe aveva fatto cuocere una minestra e giunse dalla campagna Esaù, il quale era sfinito. Disse Esaù rivolto a Giacobbe: «Lasciami, ti prego, ingurgitare da questo brodo rossastro, proprio questo, quello rosso.
perché io sono sfinito. Per questo gli fu dato il nome di Edom. Giacobbe disse: vendimi proprio oggi la tua primogenitura. Rispose Esaù: ecco, sto andando alla morte, a cosa vale per me questo diritto di primogenitura? Allora Giacobbe disse: giuramelo proprio oggi. Così glielo girò e vendette il diritto di primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù pane e minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò, e così disprezzò il diritto di primogenitura. Ecco. Allora il passaggio avviene molto presto, cioè la primogenitura voleva dire anche l'erede, ecco, questo è il grande problema. E la primogenitura passa a Giacobbe, il secondo, anche se erano gemelli, ecco, quindi praticamente avevano la stessa età, però chi usciva prima, ecco, era l'erede. E però la primogenitura per noi, che leggiamo appunto anche i racconti precedenti, è molto importante, perché Isacco era il figlio della promessa, e quindi l'albero genealogico, appunto, che arriva fino a Cristo, passa non attraverso Esaù, ma attraverso Giacobbe. Ecco, questa è la cosa più importante, perché certamente loro sapevano, conoscevano appunto tutte le promesse che Dio aveva fatto ad Abram e a Sara. Ecco. E c'è un commento però del redattore che non lo fa molte volte, però dice: così disprezzò il diritto di primogenitura Esaù. Ecco. E comunque vediamo due errori dell'uno e dell'altro, perché Esaù, tornando dalla caccia, era sfinito e chiede da mangiare al fratello, anche se lui appunto era abituato a mangiare la cacciagione che era prelibata, pur di sfamarsi perché era sfinito. Ecco, si mangia anche questo brodo, questa minestra di lenticchie, ecco. E però vedete che allora il primo errore lo fa Giacobbe, perché cosa fa Giacobbe? Praticamente coglie l'occasione, ecco, per diventare lui erede. Cioè, prende il fratello per fame, perché è lui che gli dice per primo: vendimi proprio oggi la tua primogenitura. Ecco, vedete, quindi c'è stato un po', non è tanto un inganno, però certamente Giacobbe ha giocato sulla situazione, ecco, dove il fratello era sfinito, e quindi tanto che dice appunto: dice Esaù, sono sfinito. Ecco, poi quando Giacobbe gli chiede la primogenitura, addirittura dice: sto andando alla morte. Quindi veramente doveva essere molto sfinito. Però appunto il peccato, se si può dire così, di Giacobbe è di avere preso l'occasione al volo per appunto togliere anche l'eredità, che sappiamo perché poi non l'avrà. Poi vedremo più avanti cosa succede, però insomma qui c'è il primo errore, ecco, il peccato di Giacobbe. E invece poi però il redattore, come abbiamo detto, ecco, Giacobbe coglie l'occasione e ricatta suo fratello,
Ecco, l'altro però disprezza la primogenitura, che era molto importante perché appunto il primogenito era quello che avrebbe portato avanti le promesse di Dio. Ecco. E quindi il redattore pensa a questo e quindi fa un commento su Esaù e non fa un commento su Giacobbe. E quindi c'è da parte dell'uno il ricatto e nell'altro invece in Esaù c'è il fatto appunto che disprezzò appunto la primogenitura e si deve pensare anche a tutte le promesse che Dio aveva fatto ad Abramo. Quindi sapevano benissimo dai racconti dei genitori queste cose, però insomma il redattore dà più enfasi all'errore ecco, clamoroso di Esaù che non l'inganno, se si può dire, di Giacobbe. Come primo argomento parliamo della supplica di Isacco e della consultazione di Rebecca. Sono due modi di pregare, però sono un po' differenti. Ecco, abbiamo già visto che per i patriarchi non c'era la Bibbia allora, non c'era la Torah, la legge di Mosè, e avevano una conoscenza diretta con Dio. Ecco. E quindi, appunto, Abramo, che viene detto appunto il padre dei credenti, però vuol dire anche che appunto la vera fede è quella di Abramo, cioè Dio nella nostra vita. E qui vediamo che c'è una preghiera dove Isacco supplica per la moglie che era sterile, perché sapeva bene Isacco che era da quel figlio che doveva nascere. Il progetto di Dio, ecco, si compiva. Ecco, l'altro invece è un po' diverso perché c'è una consultazione da parte di Rebecca che capisce che la cosa era molto strana, il fatto appunto che i due gemelli si urtavano uno contro l'altro, sembrava che facessero la lotta, allora vuole sapere il significato di questa cosa così singolare. E va a consultare il Signore, però non sappiamo in che modo l'abbia fatto. Ecco, e il Signore gli svela l'arcano. Ecco, nel suo grembo c'erano due nazioni, due capi di nazioni che sarebbero diventati grandi nazioni, e però appunto il più grande servirà il più piccolo. Ecco. E qui però bisogna dire anche un'altra cosa, sono due modi di pregare il Signore. Il primo di Isacco, che aveva la moglie sterile, sappiamo che nell'antichità la donna sterile era quasi considerata come una donna maledetta da Dio, quasi. Però c'era anche il problema appunto che si parlava di discendenza nelle promesse, quindi non avere figli sarebbe stato una cosa gravissima. E quindi la preghiera di Isacco è chiedere una grazia, è come fanno tantissimi anche oggi quando vanno nei santuari oppure a pregare in chiesa che supplicano il Signore, come ha fatto Isacco, per avere una grazia che può essere di qualsiasi tipo, ecco. E quindi è lecito, ecco, chiedere aiuto e grazia al Signore per i nostri problemi o problemi delle persone che ci stanno incontro o dei figli, ecco. L'altro invece è la consultazione che si fa molto raramente, cioè avere luce su quello che ci accade nella vita, oppure avere luce riguardo alla storia umana che noi viviamo.
perché anche questi sono segreti arcani che sa solo Dio. Ecco, sul fatto della storia, il cristiano dovrebbe appunto cercare di capire, ecco, la verità della storia, dove ci sono delle cose che sono anticristiane e altre che invece seguono i valori cristiani. Ecco, questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda invece chiedere luce a Dio nella nostra vita, è importantissimo. E non è facile, ci si arriva dopo tanti anni con il Signore, ecco, perché il servo di Dio, ogni cristiano che dovrebbe essere servo di Dio, deve cercare appunto qual è la volontà di Dio. Ma non per obbedienza, perché la cosa più importante è che Dio ha un progetto e a noi è stato dato un pezzettino. Ecco. Allora, se si incaglia quel pezzettino, può darsi che ci sia un danno più grande di quello che possiamo pensare. Però, vedete, Rebecca va subito a consultare il Signore. Noi come facciamo a consultare il Signore? Dobbiamo scrutare la nostra storia, ricordare tutte le volte che abbiamo avuto un fatto provvidenziale, che abbiamo percepito la prossimità di Dio nella nostra vita, e poi così in quel modo si tratta di penetrare la nostra storia della salvezza personale. Come faceva poi anche la Madonna, sapeva, ecco, che il figlio era un figlio destinato, che era il Messia, però anche lei non subito è arrivata a comprendere tutto. Il Vangelo di Luca ci dice che Maria conservava tutte queste cose e meditandole nel suo cuore, le teneva nel cuore, attendeva anche lei di avere la luce da Dio per capire di più il mistero, perché il progetto di Dio tutto non lo si può sapere, ecco, si svela progressivamente. Ecco, vedete che ci sono dei collegamenti anche col Nuovo Testamento e questa è la cosa più importante, anche perché sapete che il Salmo 139-138 dice che, anche Mosè lo dice, che c'è scritto un libro su ognuno di noi. Cioè, non c'è solo la storia della salvezza per tutta l'umanità, ecco, c'è anche la storia della salvezza mia, tua, ecco, di tutti i cristiani. E dice che c'è appunto un libro di Dio, ecco, dove appunto ci sono tutte le nostre vittorie, le nostre piccole cadute, eccetera. E ricordiamoci sempre che la Genesi ci dice che la fede è un qualcosa di concreto, anche se non vediamo. Poi vediamo un po' questa famiglia, dove i genitori fanno delle preferenze. Ecco. Isacco prediligeva Esaù perché gli piaceva la cacciagione, e invece Rebecca amava di più Giacobbe perché era un uomo forse più mite, anche il pastore, ecco, non è un guerriero, mentre invece chi usa le armi, ecco, anche Ismaele, ecco, era un uomo della steppa, ecco, diventavano poi dei guerrieri anche, ecco, quindi è chiaro che la donna è più casalinga e il figlio, appunto, che dimora nelle tende, era più affine, ecco. Però sappiamo che in una famiglia unita non si dovrebbero fare delle differenze, ecco. Qui non è che si tratta di
di un peccato, però come vedremo più avanti, ecco, queste preferenze, ecco, poi possono provocare la gelosia e anche l'invidia, come vedremo più avanti. Quindi sono pericolose. Però c'è poi un lieto fine nel ciclo di Giacobbe, però insomma i problemi c'erano anche in questa famiglia, come nelle nostre. Sono cose molto umane, però bisogna stare molto attenti perché appunto se da una preferenza, ecco, nasce poi in qualcuno la gelosia o l'invidia, allora poi invece queste passioni sono molto pericolose e distruttive. Ecco. Però certo che è umano avere degli affetti distinti verso i figli, forse ci sono in tutte le famiglie. Ecco. Soprattutto quando sono un po' grandicelli, che si può creare un'intesa tra padre e figlio, o madre e figlio o figlia. Ad esempio, se il figlio si confida con i genitori, è chiaro che i genitori sono più contenti. Ecco, poi ci può essere il figlio ribelle, ecco, insomma, nelle famiglie ci sono tutte queste cose. Ecco. Però questi affetti, ecco, esclusivi, ecco, possono essere pericolosi, come ho detto. Perché poi ci può essere una predilezione, anche di Dio. Ecco, Dio ama tutti. Anzi, se voi leggete la parabola del figlio prodigo, quel padre lì pensava sempre a quello che se n'era andato di casa e non all'altro. Quindi l'amore di Dio, vediamo che così è anche sofferenza, ecco, l'amore vero, quello di Dio. Però certamente Dio trova riposo, come sappiamo dalle storie dei santi, quando si compiace di un suo servo, di un suo figlio. Ecco, una volta a una santa, il Signore che aveva compiacimento di questa suora, e una volta gli ha detto: io in te trovo riposo. È chiaro che anche per Dio e per Gesù, ecco, quando si sentono più corrisposti dall'uno che non dall'altro, però insomma anche loro sono, noi siamo simili a loro, ecco, quindi non è che ci sia una predilezione, però ecco, la compiacenza di Dio vuol dire quando Dio si compiace di un servo suo, è chiaro che gli si dà un po' di riposo e di gioia. Invece è chiaro che il figlio ribelle dà solo dei problemi e tanta angustia, non solo ai genitori, ma credete che anche per Gesù e anche per il Padre Altissimo. Ecco, non pensate che siano degli dei greci, ecco, che non hanno sentimenti. No, no, è tutto il contrario, anzi. Chi ama molto soffre anche molto, e così anche Dio, e così è anche Gesù. Ecco. Infatti, ad esempio, perché nel Vangelo di Giovanni si parla del discepolo amato? È perché il discepolo amato corrispondeva probabilmente più degli altri. Gesù amava tutti, però è chiaro che succede anche a noi, no? Ecco, quando ci sentiamo corrisposti, ecco, vuoi che sia la ragazza, la moglie oppure l'amico, ecco, abbiamo dei momenti di grande gioia, invece quando ce n'è un po' meno sentiamo la differenza. E questo succede a tutti, ma è successo anche a Gesù, e così succede anche a Dio. E l'ultimo spunto, che ecco, abbiamo visto appunto i peccati di Giacobbe e di Esaù,
La loro storia è molto complessa e anche abbastanza negativa per certi momenti, perché poi, come vedremo, Giacobbe deve scappare e andare appunto in Mesopotamia. Però ci avrà un lieto fine molto bello, perché poi vedremo cosa succederà, perché poi Dio, nonostante appunto queste piccole scaramucce familiari, ecco, alla fine riesce Dio a rimettere tutto a posto, in modo miracoloso, ecco, si deve dire. Però, ecco, ho già spiegato nella esegesi del testo, appunto, che ho già detto, il peccato di Giacobbe è stato quello di prendere l'occasione per ricattare suo fratello attraverso una minestra, ecco, molto banale, però Esaù era sfinito e invece Esaù disprezza la primogenitura, quindi vuol dire che aveva disprezzato anche il progetto di Dio, ecco, per una minestra. Ecco, infatti, come abbiamo detto, il commentatore, il redattore del racconto mette in evidenza appunto questo disprezzo di Esaù per la primogenitura. Ecco, però vedete che la Bibbia è bella, ecco, perché ci fa vedere degli uomini come noi, delle famiglie come la nostra, ecco, e dove ci sono dei problemi. Ecco, vedete che la Bibbia non fa autoapologia. L'autoapologia vuol dire, come ad esempio, non so, nei miti greci o latini, no? Che l'eroe è sempre perfetto, bello, ecco, intelligente. Ecco, invece no, qui abbiamo degli uomini normali e la Bibbia ci dice anche delle volte i loro peccati, i peccati di Davide li sappiamo, quelli di Salomone li sappiamo, che erano consacrati del Signore, stiamo attenti, peccati molto gravi anche. E questa è la Bibbia, ecco, da qui capiamo anche che ci raccontano delle storie veramente vissute, se no avrebbero fatto un racconto come, non so, nell'Iliade o nell'Odissea, magnificando sempre il protagonista, invece no. Qui ci sono degli uomini come noi, con i loro difetti e con i loro problemi. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è che anche nella tradizione successiva, ad esempio Geremia 9:3, siccome c'è un gioco di parole, come ho detto, ecco, nel nome Giacobbe, che deriva appunto dal termine calcagno, però l'aggettivo vuol dire curvo, Akev in ebraico, vuol dire curvo. Ecco, allora da lì è nata appunto il modo di qualificare l'inganno, si dice Akev, che è la stessa radice del termine calcagno. Ecco. E quindi Geremia, ecco, dice che appunto questa radice, che sia dell'aggettivo che del sostantivo, è diventata appunto un modo di qualificare l'inganno, come aveva fatto Giacobbe. Ecco, questo lo vediamo anche nell'aramaico, perché l'aramaico era, come l'ebraico, erano dialetti tutti e due che venivano dalla Mesopotamia, quindi sono andato a vedere anche l'aramaico ed è proprio così. E poi vedremo più avanti che appunto Esaù, quando si scaglia contro il suo fratello, dice: "Ma ingannato", usa proprio questa radice, perché curvo è l'opposto di retto. L'uomo retto è l'uomo che appunto non dice bugie, ecco, non fa degli inganni, invece il curvo, ecco, è il contrario, vedete? Ecco, quindi c'è un gioco di parole molto interessante. Ecco. E
Quindi andiamo avanti e poi vedremo questa bellissima storia che leggiamo con grande gioia perché parla di persone come noi, che avevano la loro fede e avevano però anche i loro difetti. Pace e bene a tutti e buona giornata.